Io vorrei sapere tu mo stamattina che cosa hai perso, Annare. A Bruzzetti che fiera, don Ernè, la borsetta mia di ferro. Questo è grave, perché è grave. Ma com'è grave? Ma comune che fatica, che fiera, perde fiera, Annare. Ma è posto, sempre un posto suo. E ma stamattina non ci sta. La da volta, lì mi scordate a casa. Vedi, mamma mia, vedi. Bene, figlia mia. Mica di una cieca a me qua. Io non lo so stamattina come ti vedo proprio a te. Don Ernè, a da guardia a ca, no a là. Sì, Annare, ma come ti permetti? Ma che sa? Buongiorno. Non è manco trasuto che mi ha distruppiato. Lui non è manco trasuto di chi? Ma si facendo spezzando. Io, ma ho visto mettere queste cose mie. Non mi dite che qua si prende la butta una mea. L'ho preso che hai portato malauri. Appena sei arrivato tu è successo qualcosa. Vabbè, che c'è, ma perché tu veramente credi, voi credete a queste cose che uno porta male e porta no, bene? No, ha ragione Leonardo, sta gente che porta malamente. Oh, ma me ne va, chiamo, ma ci dici. C'è sta un'amica mia, anzi, era un'amica mia, ma come si può fare? Tutte le mattine, quando andavo a lavorare, tutte le mattine mi diceva, Annare, buongiorno, ma che belli capelli che tieni, una mattina, due, tre, quattro, cinque, di meno una sera, mi stava vedendo un programma in televisione, non giusto, sapete? Bello e buono, mi stava riposando, un coppano di manette, mi scordai, ma dormette, perché da me la stanchezza mi addormette, mi scordai che stava a ufficio, non una studiai, comunque sei mesi, Leonardo mi fa crescere i capelli, sei mesi! Ma non mi fa ridere, abbi pazienza, non dici che è colpa tua, che rimane tu come una cretina, ti vai a dormire con la capa vicino alla stufa, poi è colpa della compagna tua, andare a pazienza. Che per e ringraziati, tu potevi fare la fine Giovanna d'Arc. Vabbè, tu li fa capire che sono delle coincidenze, però a volte certe coincidenze sono strane, si sapesse. Allora tu l'hai fatto scassoraccia, che lo vuoi dire? No, qua non c'entra niente. Qua non c'entra. Io mo ritornando a discorsi di chi porta bene e chi porta male, che c'è sta un'amica che non faccio nemmeno il nome, un giorno stavamo camminando con la macchina, se via mia moglie, io volevo parlare di questo qua che non faccio il nome perché mi avevano fritto il culo e devo toccare ferro. Te proprio in quel momento ci passano un quattro annanzi, io nemmeno lo nominiamo, ci passano un quattro annanzi alla macchina, mia moglie visto, non le manca annumerato, già c'è passato un quattro annanzi. Io dico vabbè ma siamo nel 2000 perché pure io credo ancora a certe cose, poi non finite manca i ricipi scansò gatti e ti ha finito da un negozio di cristalleria, tutto proprio cambiato. Così pazzi. E subito dopo con baretto l'amico nostro, buona giornata, come mai da queste parti? Che avete fatto un incidente? Ma tu stessa, hai detto che stavi guidando ed è passato un gattone. Ma se invece passate, tu puoi scansare, se invece passate passava un cristiano, tu oltava sotto. Oltava sotto, ma non devi andare a ma che vuoi dire, per carità, quando poi l'amico tuo è passato dopo che tu si chiude a finire in un negozio, si stiva attento, non succedeva questo, non è colpa l'altro, non è colpa dell'amico, è colpa tua che si distratta a parlare con tua moglie, questa è la colpa. Ma io ci credo. Abbiate pazienza, ma sono che ci stanno delle persone che sono negative o positive, che hanno delle energie negative e positive, che se la faccio buona. Perché per esempio a me ci sta un comune amico, lo dico pure, Peppino. Quando viene Peppino in due salò, oh, ma come si può fare? Io quella giornata faccio l'incasso che faccio in una settimana. Ma quando sono qui non è mai venuto però? Ma non è un periodo che non viene. È una persona che porta fortuna. È una persona. Tanto è vero che io pure, no, guarda, no, per dimostrarti, guarda, io. Io pure a te te tengo, voglio dire pure io porto appresso un amuleto che se riesco a trovarlo in giornata io ve lo faccio vedere. Okay. Eccolo qua, guarda, vedi, questo è uno gnocco. Tu sai il mio caro. È uno gnocco. Uno gnocco, ma animale uno gnocco! Ignorante, va pure. Va bene, ma pure, tenga la cabeza andare a stare in pietà, volete vedere? Ne ha da isso. Perché io mi devo proteggere dalle energie negative. L'amuleto aiuta. Perché tu non ci credi agli amuleti. Abbiate pazienza, gli amuleti. Questo che cos'è? Avanti. Questo è un portachiavo. Che cos'è? Che cos'è che ho portato? Ho portato. E di una macchina che viene in questa maniera a pisannanza. Non ci credete. Io l'ho comprata così la macchina. Di serie. Voi sentite, Peppino De Filippo, sa come dice? Non è vero, ma ci credo. Bisogna essere prudenti con certe persone e con certe cose. Ma non l'esagerazione che dici tu.
Comunque io ieri ti ho portato una cosettina, tu non hai nemmeno notato, guarda una che ti ho portato. Questo ti porterà, vedi, farà andare, ti farà decollare il salone. Guarda, faccio vedere che all'improvviso vengono i clienti. Pigliamo volo, pigliamo. Guarda, se no, a chi somiglia? A te. No, questo somiglia a Andreotti, vedete? Porta fortuna, trovate, eccezionale. E perché Andreotti porta fortuna? Io quando lo vedo, amore, di cagna canale. Guarda, Andreotti, per l'amor di Dio, non è che sono un filo andreottiano. Però per quanto riguarda la disoccupazione, ha sistemato più gente a lui che tutti e due i poli di sinistra e destra mi sa sì. E non certo per scartirlo, però. Ci sta una persona che io vengo un po' per malauguro, presidente lo consiglio, d'amate, non mi dire niente. Ma guarda, ma... Quello lo considero peggio l'amico comune che voi già avete capito che non voglio annominare l'indovico che porta che la feccia. E io non lo nomino, anzi vedete ti tocca ferro. È pulito. Ma che esagerazione. Che non... A tutti. Allora vediamo le chiesine intorno. Come state? Da un peppino. Caro Don Ernesto, voi lo sapete, io di solito sono sempre allegro, ma sì, stamattina mi sento particolarmente triste. Sto pensando che voi siete veramente un amico che capite. Ah, ci pensate di venire a chiagnare un po' in due solo nel vostro. Però siete capitato permettete, male. Permettete, prego, mi metto a caorito. Numero un che fastidio. Ma io avevo chiagna pensato... zitto zitto, donna sì. Piangete assicuro. Io avevo pensato proprio di chiudere perché è una brutta giornata stamattina, don Papì. No. Ci vede un cliente, ma dico no, 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 non vi preoccupate, non vi preoccupate. Noi siamo appesi a un filo di speranza. Ma perché, che è successo? Polvere eri e polvere diventerai. Un caro amico mio, carissimo amico fraterno, un piezzi guaglione, faceva la lotta libera. L'altro ieri lo telefonai per sapere come stava. Poi invitai a cena per stare poco insieme, non lo so perché mi rifiutò. Pensai poi stamattina vaga a fare una sorpresa, ha già cattato due pastarelle, sapete, due babà, due bignè. Don Ernè, sono arrivato là, ha già trovato il portone chiuso. Non vi volevano fare trasì, appena mi hanno visto il pezzo. No, 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 mi sono fatto spazio fra la gente, una moltitudine di gente che gli fiora a mano. O bigliettini è morta vicino a me. Mi sono sentito ridicolo perché la bandiera è passata a mano, a un terra. Era morto. Che volete fare? Era morto. Il minimo che gli potesse capitare. Morto. Che siamo su questa che faccia siamo, della terra, donne. Perdonatemi. Ma dico io, Don Papì, voi dici grazie così che era ancora amico vostro, ve ne venite qua in due salone mie, con quella giornata di sole, andavate un poco nella villa, con vicino Madrid, al mare. Con Madrid. Con questa sola. Giornata di sole, guardate che sole. O sole. Quello vedete, quello è un sole ingannatore. Chi lo l'ha? Chi lo l'ha orito? Chi è il sole, chi è l'acqua? Ma che è un mullone? Però a me mi fa fessa. Ma è un sole, ingannatore, Palaggiarino. Ma qual ingannatore? Comunque sì, sì. Scusate, alzatevi che è meglio, perché io capisco che bene coccruno. Non stungo buono qua. No, mettete ah, per carità. Mettete per se permettete, non mettete a chiagnare un coppa a seggio, corrit. Io mi metto qua buono, tanto voi state aperti ancora per un poco, Avevo pensato di chiudere, ma... Facciamo... No. Scusate, Don Peppe, posso fare una domanda, visto che voi fate il previsivo? Secondo voi, quanto tempo andrà avanti questo biglietto? Sa stato sano. Ci vado di speranza. Ancora per due o tre giorni farà questo. Un mamma roba. Peggiorerà ancora. Due o tre giorni giusto cadinti non è ne. Cioè noi non teniamo manca provviste. Ma o diluvio, Piccerì. Ma avete fatto un acquisto? Sì, non la conoscete.
Vai con la pizzeria. Fa un po' di caffè. Grazie. Ma qualunque caffè, che è lì il caffè, l'uomo. Non può grillare il caffè, sto un po' giù col morale. No, no, lì su caffè a mese, qua visto e considerate che la pioggia ho fatto due o tre giorni. Tenimmo provviste qualcosa, mette a fare due bucatine alla matriciana, no? E mangiamo qua, ci onorate pure voi. Beh, se insistete. C'è un'ora pure lui. Sì, insistete, tanto piano, quanto ti muove. Piano, in momento in cui si è fatto male, si è fatto male. Mi dico, dove mi devo mettere? Dite voi. Mannaggia, non ci posso con voglia! Scusate, ma mi un po'. Io ce l'ho detto, state attento. Ma qua distraetevi, appiccio la televisione, fallo distrarre. Ah, chi ci appiccia? Che le ci serve la manicurista? Un po' più, no, no, trovarne un'altra è difficile. Scusate, ma mi avesse pigliata per un mau auguri. No! Perché io ho già avuto questa sensazione. Io passando per dentro qui ogni tanto vedo che i giurri sarà cinesca e non agita. Per rispetto. Per dispetto lo fa. Dispetto. Mannaggia! È stato tutto bagnato. Oh, ma una giornata un qualcosa di stranissimo. Una giornata di sole. Meno male che avete trovato questa. La giornata di sole è stata. È nuovo, abbiate pietà. È nuovo. Vabbè. Sentite, arrivato. La prendo io e sono tutti. Bello che si voglio uno, chi ne sa. Abbiamo recuperato. Bravo. Accomodato. Cintan. Grazie. No, dicevo, che giornata strana, una bella giornata di sole è venuto. Sì, sono venuto proprio a fare tipo la barba. Tipo atletico. Bel ragazzo. Bello, vogliono, grazie, bello, molto gentile. Complimenti. Quando ti distraete un po', che cliente ci servono? Abbiate pazienza, piano. Ma non vi conosco, non vi ho mai visto, siete nuovo? No, sono un nuovo, buongiorno. Buongiorno, è nuovo. Siamo venuti ad abitare qua da poco, la mia famiglia si è trasferita. Dove? Qua di fronte, il palazzo dove sta la farmacia, quel palazzo... Dove sta il lattico. Bravissimo, proprio il lattico abbiamo preso, infatti. C'è sta ancora il lattico, scusate, voi siete venuti da fuori. State attento, perché là ho saputo che il lattico è pericolante. Vabbè, ma quello è tutto Napoli, pericolante, ma pulito rega proprio il lattico vostro. Non si può mai sapere. Non vi impressionate. No. Quello Don Peppino lo dice così perché è pieno di precauzioni. Sempre. E ditemi una cosa, presenti. Ma siete scapolo, ammogliato? No, noi sono scapolo, siamo sette fratelli noi. Sette fratelli, bella famiglia. Con la barba? Sì, noi la facciamo tutti i giorni, siamo tutti da uomini, tanti. Tutti uomini. Tutti vivi. Ma no, hanno mandato me proprio in... Come? Tutti vivi. Bene. Quelle scherzo gente simpatica ho parlato un'occhiata comunque fatelo inventare comunque per sicurezza eppure avete papà eppure lui è uomo papà volevo dire si viene a fare la barba pure lui. Auguri ce l'avete ancora il papà c'è la possibilità che posso avere tutti questi clienti nuovi, i fratellini vostri, papà. È ovvio, noi mi hanno mandato proprio a me per vedere, che dicono che siete uno buono qua nel vicolo. Quindi buono, voi siete venuto come cavia. Insomma. Cavia significa a fare la prova, si sono un buono barbiere o no, la cavia, hai capito? Crea la cavia. C'è l'esperimento, non parla di esperimento, che sto l'amico nuovo là. Chi lo posso veniva a capo dei treni, che gli incidenti dei treni che succedono giorno per giorno, è una parola. Comunque mi fa piacere, siete una bella famiglia numerosa, vedete che voi vi troverete bene, a me mi chiamano mano di velluto. È nuovo. Sì, l'ho affilato proprio stamattina. State attento perché quando è nuovo. Sono 40 anni che io... Oh, sì! Oh.
Che zitto lo sa? Ma... Ehi, tu... Come... Ma avrete una poca, scusate. Del sangue, vedete un no, po'. No, 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 appena appena, no, 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 no. C'avete no, no, un po' di disinfettante. Non vi preoccupate, adesso. No, ma è proprio una sciocchezza. Ma no, dove vi devo mettere? State battendo. Qua, qua, bene. Ma che sbagliazza! Ma che? Ma che avete messo qua? Che questo è un puzzolone di pazzi! Ma qua quando... dentro non mi vedete più né a me, né ai miei fratelli, e manca a papà! Ehi, salutate ciao mamma, ma chi sta vero fa? Che insomma chi non può che spirito, insomma te che la manera? Ma che spirito, amata, visto che c'è la mia faccia! Ma che sto uccidendo! Ma se, secondo te, che è una famiglia disgraziata? Quello come è trasuda. Secondo me quella la famiglia non è disgraziata, è lui che ha passato una brutta disgrazia stamattina. La stessa bottiglia d'alcol. Capita, capita. E va capita, bene, capita, va capita, bene. Capita. Tu poi dico in due scuro vai a pigliare l'acido muriatico, richiene nemmeno. Ma che l'hai pigliata, poi non c'è il sacchi. Ui, come che la micro oggi c'è sei. E domani non c'è e più. Domani non c'è stato più. È quasi pronto. Questa è la vita, siamo quasi pronti. È quasi pronto. E ne quelle due bottiglie, ancora le cose sono uguali, credimi. E vabbè, ma si legge vicini, capito? Si legge. E quando non sai leggere tu facevi leggere a Annarella. No, ma chi le ha pigliate le corse e asciutto a caffè che. Ma voi sapete che significa l'acido muriatico rinda una ferita a chi le. Chi poteva mai uccidere? Chi è? Opustin. Vuoi me? Chi è? Facciate mettere un'etichetta lì, raga, capi morto la vicina. La capi morto. Incredibile, Leonardo! Il tasso! E tasso! Non riposte 3 milioni! Auguri! Non è vero! Questi sono numeri! Ma non è mai successo! Ma non è sempre il serino! Non va bene! Ma mangiamo meglio spaghetti e la roba di sempre! Ma pure quella carne che mi ha cattata ieri, un bambino mangia con noi! Mi fa piacere veramente. Allora, no, siamo sempre impressionati. Onestamente, a me piace la narice. Noi vi pensavamo che potevate portare un poco a poco. Andiamo a parecchiare, ci da presto arrivare che piazza! 3 milioni! Oh Peppino, ma non è qua, mangia con noi, oh Peppino! Noi ecco come da loco, siamo tutti noi! Non sicuro, ecco qua, veramente piacere, ecco! Anna Lenda! Veramente piacere! Pronta! Andiamo che porta una volta i piatti! Ehi, Anna! Andiamo che è tutto pronto, andiamo, Giacomo, ci siamo! Madonna! Ma insomma, non me ne accorgete che state cinema roccia, il cadente non ci mette ciò opera. E facete la benedizione a un breve triccione, mamma mia bella! Thank you.